Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui insieme a voi per fare un mukbang e era tanto che non registro un video, intanto mangio, e perché ovviamente sono andata nella casa dei miei nonni, come sapete, infatti ho pure fatto un video e dove ve la facevo vedere. Quindi, presa tanto comunque da andare al mare, in piscina e così via, mi sono scordata di fare video. Premetto subito che questo video non sarà editato, quindi mi dispiace se ci sono dei pezzi un po' brutti, però non posso editarlo, innanzitutto perché sono di fretta, visto che alle 3, sono già le 2, alle 3 devo andare a danza. E non ce la farò mai, sono mangio veloce. E poi, infatti, non ho tempo di editarlo, quindi adesso, appena ho finito, lo pubblico. E poi, vado a danza. Sto mangiando la pasta al pesto. Guarda che. Ci ho messo un'ora e mezza a mettersi in quadratura perché il cavalletto non si girava bene. In questo mukbang non risponderò alle vostre domande perché non ho tempo, come vi ho detto. Comunque ve lo posso assicurare che in estate mi sarà molto molto difficile pubblicare i video. Quindi se ne pubblico una a settimana, mi dispiace dirlo, ma non posso farti niente. Perché comunque devo andare al mare. Oggi, cioè, in questa settimana ho pure un saggio. Quindi ci alleneremo tipo 2 ore e mezza a danza. Quindi non avevo tanto tempo. Comunque sto mangiando la pasta al pesto. E come se secondo se ce la faccio c'è un'insalatina con pomodoro, mozzarella e un po' di pane. Quindi se comunque non pubblicherò un video a settimana è uguale. E volevo dire che sicuramente, cioè, i video che pubblicherò maggiormente saranno i mukbang, perché mi sono facili da fare, nel senso che tanto mangio e già che ci sono mi filmo. Mi avete detto di parlare di meno nei mukbang? Scrivetemi giù nei commenti se a voi vi piace che parlo di più o di meno. E ovviamente guarderò la maggior parte di voi cosa dice. E poi lo seguirò. Non so se si vede, ma mi sono un goccino abbronzata. Perché io in estate, adesso poi scrivetelo giù nei commenti. Io in estate non mi metto la crema solare, voi? Io non, no, perché non ha senso mettermela visto che non mi brucio. Quindi tipo sto per un sacco di tempo sdraiata nel lettino. Perché come vi ho fatto vedere abbiamo il lido privato. Quindi ci sono i lettini, poi a volte vado anche al mare senza lettini così, però solitamente metto il lettino lì al sole, ne ci sto per un'oretta e poi mi abbronzo. Anche perché io di natura, cioè nel senso, appena nata avevo già la pelle scura. Più pelle chiara hai, più secondo me ti scotti, ti scotti. Credo che funzioni così, non lo so. Ho tutti i capelli così, perché ogni volta che vado al mare mi si, diciamo,
arricciano quasi. Io in realtà ce le ho già mosse, ma così tanto mosse non ce le ho. Però quando vado al mare mi succede. Raga, mi aveva messo un sacco, mi ha rifatta. Quindi mangio la mia rifatta. Poi di là ho anche le ciliegie. E se dopo mi vanno, le vado a mangiare. Perché proprio, cioè in realtà anche, non è che se mi vanno, devo avere il tempo. Se ho tempo le vado a mangiare. Non riuscirò neanche a mettere la copertina. Ma questo video lo voglio pubblicare molto presto. Visto che comunque è da tanto che non pubblico i video, mi dispiace questa cosa. Quindi cercherò di pubblicarlo presto. Questo video infatti è un po' a casaccio, diciamo. E infatti anche lo sfondo non è uno dei migliori, sicuramente. Però è così. Sono appena tornata da Marina di Carrara. E praticamente perché sono andata lì a fare un bagno così, perché lì hanno un ottimo mare. Quindi siamo andati io, mia mamma, mia sorella, siamo andati lì a Marina di Carrara per farci un bagno. Ditemi se ci siete mai andati. Io solo questa volta in realtà. E poi anche da piccola. Andavo solo da piccola perché è bellissimo il mare. Però poi adesso ci sono andata oggi e poi sono ritornata qua a casa. E non credo che ci andrò più. Poi non lo so. Boh, forse. Buonissimo. In questo video, come vedete, non sto parlando tanto. Questo video lo dovrò editare comunque perché, come vedete, ho dovuto attaccare questo pezzo perché mi si era disinstallata. Cioè, perché mi si era. Non avevo più memoria. Non so quando lo pubblicherò. Comunque. Anche se attacco solo quel pezzo e lo pubblico, raga, perché non riesco a editarlo, visto che appunto non ho tempo. E quindi mi dispiace. Io questo video l'ho fatto solo per mettere un altro video. Ma comunque, come ho già spiegato tante volte, per me fare video è un divertimento. E se a volte non li faccio è perché o non c'ho voglia o non ho tempo. Anche perché è un divertimento, anche perché infatti potrei mettere la pubblicità, ma non la metto, perché non è che mi interessa fare i soldi, ma mi interessa appunto divertirmi in queste cose. Quindi tipo questo video l'ho fatto perché avevo un goccino di tempo e credo che è il goccino, l'unico video che pubblicherò in questa settimana, quindi mi avete scritto. Quando ho fatto il video con mio fratello, quanto dà fastidio che quando si mangia la forchetta, mio fratello la struscia con i denti. Mi dà un fastidio incredibile.
però l'ho appena fatto. A volte io lo faccio, ma non me ne accorgo. Questi piatti li abbiamo comprati, no, io li ho comprati io, mia sorella e mio fratello Davide, mio fratello Luca e mia mamma per il suo compleanno. E comunque grazie perché ha scritto auguri mamma Giulia, cos'è? Quella cosa, hashtag auguri mamma Giulia, grazie. Mia mamma l'ha detto tutti e li ho ringraziato. Comunque, raga, non ho più fame. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessuna notifica, seguitemi su Instagram, mi chiamo giulia.rembo_basto e niente, vi mando un bacio, un abbraccio e al prossimo video, ciao!